Bruno Mossa di Resende, è stata sfiorata l'impresa in Coppa Italia, siete andati davvero vicinissimi, siete usciti tra gli applausi del pubblico dei 4.500 del Palapanini, è mancato molto poco, alla fine c'è più dispiacere, rabbia oppure la soddisfazione di vedere una squadra così cresciuta? No, sicuramente c'è un po' di tutto, no? La soddisfazione di vedere una crescita importante della squadra, principalmente dei giovani, di come si stanno comportando per tutta questa stagione, come si sono comportati in una partita come questa, però c'è dispiacere perché secondo me eravamo in grado di portarla a casa questa partita. Sai, sono occasioni che deve sfruttarli e non siamo stati magari, diciamo, cinici in quel momento di prendere quel 2-0 e dopo di diciamo, avere un passo un po' più vicino verso questa semifinale di Coppa Italia. Ma noi dobbiamo pensare avanti adesso, non c'è niente di, diciamo, di perso, secondo me, come abbiamo detto prima. Tutto quello che abbiamo guadagnato fino adesso deve essere un punto anche di ripartenza, capendo e credendo che possiamo giocarcela con tutti. Questa è la cosa più importante. Forse anche un po' di questa cosa dentro, della nostra squadra, di crederci, che possiamo battere chiunque, è una cosa che dobbiamo proprio dal 2023 avere ogni giorno, dentro la palestra. Andrea Gianni ha detto rimaniamo uniti perché dopo queste partite il rischio può essere magari di sgregarsi, magari il giocatore più esperto che si aspettava qualcosa di più, il giovane che ancora vede magari che non è pronto, c'è questo rischio? No, non ci sarà questo rischio perché dobbiamo essere consapevoli del percorso che stiamo facendo, e di dove vogliamo anche, iniziare, questo nuovo anno, del bello che siamo riusciti a fare in tutto questo percorso. Come abbiamo detto prima, non facciamoci troppo nel passato, neanche nel futuro, pensiamo al presente, pensiamo al nostro quotidiano, nel giorno a giorno, queste sono le cose più importanti e sicuramente questa squadra riuscirà di questa sconfitta, ancora più forte.